Altri ieri gli allenatori di Subtirol, Alghero e Feraldi. Loro hanno detto che comunque lo Spezia, nonostante le assenze, nonostante magari ora abbia tirato un pochino il freno, ma è una cosa fisiologica, rimane il favorito. Tu che pensi, insomma? E cosa pensi anche delle avversarie, insomma, via grandi linee? Ma se loro dicono che abbiamo tirato il freno, allora loro sono in frenata automatica, perché i punti, non dicono questo. No, I punti rispetto alle ultime due dicono. partite, diciamo, non è che c'è stato il rush verso. Però insomma, dicono che lo Spezia rimane comunque la favorita, tra virgolette, per arrivare Ma per primo. loro è facile dire questo. Perché pensano che noi andiamo giù a capofitto e loro, siccome si sentono più forti di noi, sperano e mandano le condanne. Noi, penso, al di sopra di tutto, qualsiasi difficoltà che stiamo incontrando, e certamente non tecnico-tattica, non rispondiamo affatto, perché pensiamo ai fatti nostri e pensiamo il lavoro fatto in casa. Gli altri possono dire e pensare quello che vogliono. Parliamo di questa settimana di allenamenti, sempre qualche problemino fisico per alcuni giocatori, avrai delle assenze chiaramente anche domenica. Ormai è una consuetudine, siamo convinti comunque che chi ci sarà ci darà comunque un grosso apporto, perché giochiamo in casa, vogliamo fare bene e quindi sicuramente chi scenderà in campo farà non bene, benissimo. La speranza di recuperare qualche cosa di ragazzi che hai fuori da qualche tempo ce l'hai? Io parlo soprattutto della zona mediana del campo. Queste sono valutazioni che possiamo fare Perché sempre ho l'ultima visto che seconda. hai provato Ma io mercoledì non ho del. provato No, no, niente, no, non sto anzi ho parlando. provato a non Non provare, parlo di sì, formazione, ho provato a non provare, ti rispondo il perché, ho provato a non provare per non E rischiare infatti e in quel. quindi è sempre peggio la situazione, voglio dire, siccome ieri ce n'erano in sette fermi, allora è meglio non rischiare almeno quelli che stanno bene e quindi non ho provato Infatti, noi letteralmente proviamo a niente. interpretare da Dario, che è Ma qualche mese non. che è qua, ormai anche noi qualche cosina abbiamo capito, e ieri quelli che hai provato mercoledì non li hai provati ieri. La speranza è che, tenendoli lontani magari dai contrasti e da determinate No, no, situazioni di guarda, gioco, puoi averceli davvero domenica. no, sono fermi perché stavano male, non è che io tengo a riposo uno se si è allenato sempre, perché quelli che stanno fermi non si sono allenati già prima, quindi le difficoltà non sono solamente per averli, sono solo per leggere il nome, sono perché sono giocatori che non si allenano da tempo, è una cosa completamente diversa, quindi quando fai una valutazione non è che c'hai un giocatore perché è tal dei tali in funzione della squadra, in funzione della situazione fisica, quindi sono cose completamente diverse. All'andata fu un pareggio che ebbe anche un significato simbolico, no? Per come era avvenuto. Ci fu la parata di Aprea, da lì lo Spezia prese veramente un'altra marcia, era già cominciato con la partita con la Pro Belvedere all'andata. Un girone dopo, diciamo, che Valenzana ti aspetti Ma rispetto io ho visto una all'andata? Valenzana che è cresciuta sotto parecchi punti di vista. Nelle ultime 9 partite, tranne questa qui di Orbi, aveva perso una volta solamente. E quindi ha vinto due, ne ha pareggiate parecchie, però la Valenzana è cresciuta cambiando poco, però comunque è cresciuta, anche se è rimasta sempre nella bassa classifica. Io penso che troveremo una squadra dinamica, una squadra aggressiva, una squadra che sicuramente verrà a giocarsi la partita perché lo vediamo con tutte le squadre che vengono qui al Picco, vengono per darci fastidio perché è la partita, non dico della vita, altrimenti penserei di noi che siamo i più importanti di tutti, no, dico che è una partita che va al di sopra delle altre, perché venire al Picco ha un fascino anche per l'avversario e non solo per noi che viviamo la nostra realtà. Corretto, prego, 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 finisco sulla Valenzana. Corretto è dire, come dice l'allenatore loro, che loro possono davvero essere l'ago della bilancia per il campionato in testa, visto che devono incontrare tre squadre di testa su quattro. La E prima qui siamo noi. ritorniamo sempre al discorso che io guardo in casa mia, mi meraviglio che l'allenatore loro guardi
e pensi di essere l'ago della bilancia. Ma dipende dalle domande che uno gli fa. Dipende magari se gli viene chiesto di quelle che sono su. Io penso che bisogna guardare noi stessi. Noi stessi vuol dire andare, per noi è Real Madrid la Valenzana, per come la vedo io. E non vedo la classifica, non guardo la classifica per i punti, perché poi se guardo anche i numeri la Valenzana ha subito gli stessi gol che abbiamo subito noi e quindi vuol dire che ha una buona difesa e sicuramente è una squadra che verrà qui, si difenderà tutta ed è giusto che sia anche così, come noi faremo in altre situazioni o come abbiamo fatto in altre situazioni. Sì, mister, questi due confronti, prima con Valenzana... Un confronto, solo con la Valenzana. Risposto già. Volevo chiedere che dinamica possono avere verso queste... Noi dobbiamo avere una cosa. Il nostro obiettivo oggi è che, non per me, ma soprattutto per me, è la partita. Non è il risultato. Il risultato è in funzione della prestazione. Siccome ora abbiamo cambiato tutti quanti il nostro obiettivo non è il risultato per vedere solamente quello che facciamo, perché per arrivare al risultato c'è una prestazione. La prestazione è di coloro che fanno qualcosa per il compagno, fanno una corsa in più, fanno un ritorno in più, fanno un tiro in più e 100 altre cose. Ultimamente anche noi, e quindi se dico anche vuol dire che c'è anche tantissime persone che pensano diversamente, abbiamo spostato l'ago della bilancia sul risultato. Se dobbiamo vedere questo dobbiamo dire che anche abbiamo ragione. Ma siccome io guardo il risultato in funzione della prestazione, allora devo vedere la prestazione, perché la prestazione mi dà il risultato. Ma quando parlo di prestazione non parlo solamente di applicazione, è la prestazione in funzione di un contesto, di un modulo, di un aiuto ai compagni, e questa è la prestazione. Parlare... Non ti chiedo moduli o titolari perché tanto non me li diresti, la testa della squadra in questo momento. Ma la testa è presa dal risultato, e per questo le prestazioni sono diminuite, perché la testa è presa dal risultato, è come quando giochi i playoff. Quando giochi i playoff non c'è senso tattico, c'è solamente il risultato e lì salta tutto. E quindi di conseguenza dobbiamo pensare di fare determinate cose in un certo modo. Se noi vogliamo tutte subito, non solo falliamo, non facciamo nella prestazione, facciamo qualcosa in meno invece che qualcosa in più, perché siamo presi dal risultato e siamo presi dal nervosismo, dal comunque arrivare a qualcosa. Noi i risultati li abbiamo sempre fatti, perché in quante partite? Ora non mi viene, 19 partite, per esempio, abbiamo perso una volta solamente. Ma questo è perché abbiamo fatto la prestazione e non il risultato. Il risultato è una conseguenza. Mister, una cosa, recuperare la pericolosità davanti è quella che è venuta un po' a mancare nelle ultime due partite. Le occasioni si sono contate nelle dita di una mano rispetto a quello che questa squadra aveva abituato a produrre in fatto di occasioni. Questo mi sembra sotto gli occhi, no? Questo è evidente, è evidente. Sappiamo che abbiamo comunque meno polveri da sparare, questo è normale. Se togliamo Moro e togliamo Lazzaro, abbiamo perso 22 gol ed è il 50% dei gol fatti. Questo la dice lunga sui numeri, però è anche vero che Beretta, lo stesso Cesarini, ma dobbiamo stare attenti a chiedere troppe cose. Fiducia, vogliamo... fiducia entrambi? Anche... io parlo di attaccanti. No, fiducia entrambi in questa partita, insieme. Parlo di attaccanti perché ne ho due, altri due non ci sono.